Buongiorno ragazzi, buonasera, buonasera. C'è partito buono, buongiorno. Allora, dimmi un po', prima di iniziare, stai seguendo il mondiale di rugby o no? Sì, molto. Ora bellissimo. C'è Nuova Zelanda che ha vinto contro l'Irlanda ieri. Giocano contro la Francia. No, l'Argentina, scusa, l'Argentina. L'Argentina. Molto dura. Sudafrica-Francia. Sudafrica-Francia è stata ieri, ha vinto il Sudafrica per cavolo. Un punto. Wow. È passato il Sudafrica e adesso gioca Sudafrica contro... Qual è l'altra? Aspetta. New Zealand? Sudafrica? No, Sudafrica contro... No, Argentina, cazzo. No. Vabbè, non importa. Ma non ricordo. Arrivano sempre gli stessi. Chi è la squadra più forte, secondo te? Per me è il Sudafrica. Tutta la vita, il più forte di tutti. In questo momento lo è. E vincerà camminando, secondo me. Sì, eh? Ah, gli All Blacks sono così forti? No, sono forti. Hanno fatto un grande diciamo, mondiale, ma erano... Diciamo che l'hanno più duro per gli All Blacks, no? Un cambio generazionale, ma sono sempre forti. Ma voi del rugby come sei messo? Questo del rugby? No, lui no. No, io c'ho mio fratello che si va a vedere tutte le partite, perché c'è un'atmosfera. Qual è la prima regola del rugby? È incredibile. No, bere fine primo tempo. Il terzo tempo c'è qui. Oh, ma se li fa tutti quando c'è le sei nazioni, va in tutte le... Cavolo, è bellissima l'atmosfera che c'è, tutti i tifosi che si mischiano. Cose. Perché noi quelle... diciamo mai l'atmosfera deve essere bella. Una partita, no? Vediamo Mettiamo il sei nazioni, veniamo a vederla, no? Dai, porto a vedere il sei dove nazioni. La fanno? A Roma. A Roma, l'Italia gioca a Roma, però che sa, lui sa più di te. Quando giochi, cavolo, Scozia, Inghilterra, vai a come giocare la squadra italiana. L'Italia quest'anno ha fatto un bel sei nazioni. E il mondiale comunque siamo qualificati per la prima volta subito con le prime due partite. C'era la Francia e la Nuova Zelanda, era molto difficile per l'Italia passare, però comunque è un cambio generazionale che c'è stato, no? Quando abbiamo espresso noi, ma che questi ragazzi stanno facendo tantissimo, giocano forte, sono forti questi, più intelligenti di me sono sicuro. E infatti oggi lo fanno giocare... Sono simpatici come te però. No, ovvio, però ognuno, io punto tutto sulla simpatia. Oggi lo fanno giocare a basket, capito? Basket. Infatti. Un po', la tua amica Bebe è brava, organizzata. Ma numero uno, guarda cosa ha creato Bebe. Veramente, anche l'altro giorno siamo andati a vedere le gare a Terni, c'erano 2000 persone solo per lei. Lei è fantastica, è la numero uno, e tutta questa gente qui per loro. Ma tu non giochi, tu non avete... E alla fine lo facevamo. Io sono distrutto fisicamente. No? Gioco a padel. Non c'hai ancora a padel giochi? Non riesco a fare calcetto, non riesco a giocare a niente, sono distrutto. Ma a me il padel c'è troppo lontano l'avversario, non mi piace, che non posso fare niente. Non puoi picchiarlo? No, non mi piace. Il vetro lo butta giù. Sei troppo lontano, non va bene, però. Comunque stasera ci sono quasi 3000 persone, grandissimo evento. Bellissimo evento. Poi è il bello anche che, no? Che ci sono tanti atleti paralimpici, no? E tutti assieme. È una bellissima cosa questo. Questo è il terzo anno che lo fa. Noi dovevamo venire l'anno scorso ma non siamo riusciti, sì. Quindi è il nostro primo anno. Ma siete venuti a quell'altro, quello che fa Roma? No, non siamo venuti. Anche quello è molto bello. No, bene. A quello dovete venire. Se possiamo noi ci siamo al 100%. Sì, sì. Poi c'è una grinta, una forza, Leo, un'energia. Opla! Questi ragazzi hanno una forza incredibile. Cioè. Incredibile. Ma adesso vedrai, se tu provi a giocare a basket in seguito, noi giochiamo, io stiamo cercando di promuovere il rugby in sedia a rotelle, no? Ma è veramente difficile. Tu quando sali su quella carrozzina capisci che quello che fanno questi atleti è una cosa incredibile. Perché adesso quando proveremo a giocare a basket non riesci ad andare avanti, non riesci ad andare di qua né di là. È difficile, non è facile, devi usare le mani e non le gambe, noi non siamo abituati. Hanno una grande forza di volontà, incredibile. Come dicevamo prima, dobbiamo fare più eventi così durante l'anno. So che è difficile farli perché comunque ci vuole tanto sforzo, no? Da parte di tutti quanti a fare questi eventi, però bisogna farli perché... Però è importante che i ragazzi crescano con questo, no? I ragazzi, le nuove generazioni crescano con uno sport inclusivo, è importantissimo secondo me, è figo. Bello, bello. Quindi venga a vedere una partita con te dalle sei nazioni, mo te lo dico. Io non ti ho più visto a Formentera. Come? Non ti ho più visto a Formentera. No. Ho lasciato un pezzo di fegato là, allora. Allora è meglio non tornare, che forse lo trovo. Allora io facevo le serate con lui, andavamo a cena e c'era anche l'altro Poz. Del Poz, è vero?
delle scene mai viste in Italia, dei fegati che rimanevano, le caraffe grandi così, incredibile. Mamma mia, che riso. Quanto io non riso. So se ero forte a rugby, ma al terzo tempo ero il più forte di tutti. Non ha mai vinto nessuno contro me, però ognuno è forte al suo, io ero forte a quello. Spettacolo, spettacolo, ti lasciamo andare, grazie Castro. Adesso vedrete un grande basketballista. Ti devi riscaldare. Aspetta, sei in azione. Andiamo. Grazie Castro.